Buonasera agli ascoltatori di Popolare Network, da parte di Nicolo Vecchi e ben ritrovati con Pacianca dagli studi di Radio Popolare Roma. Pacianca che ogni venerdì sera vi porta un grande concerto dall'auditorium Demetrio Stratos. Anche questa sera avremo un grande concerto, quello di Rais, che qualcuno ricorderà come cantante degli Alma Megretta, ma ormai la sua carriera solista va avanti da parecchi anni, e infatti Rais sarà nostro ospite per presentarci dal vivo le canzoni del suo secondo disco da solista, che si chiama Uno, che è stato anche nostro disco della settimana, un disco davvero molto bello, e il concerto è stato davvero bellissimo. Parlo al passato perché infatti non sarà in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos questa sera il concerto. Rais avrebbe avuto un impegno questa sera, quindi non avremmo potuto averlo in diretta. Non volevamo però assolutamente rinunciare a questa possibilità di averlo nuovamente ospite su quel palco, e quindi abbiamo registrato questo concerto due giorni fa, mercoledì, in un auditorium pieno di ascoltatori di Pacianca e di Popolare, convenuti per assistere a questo concerto, una versione acustica delle canzoni di Uno, invece molto dub e comunque totalmente elettrico, anche un po' elettronico. Questa è una versione puramente mediterranea, ma ce lo racconterà poi Rais in questo concerto che ascolteremo come sempre a partire dalle 21:30, un concerto che, ve lo ricordo, si è tenuto mercoledì due giorni fa, lo abbiamo registrato per voi insieme anche a Claudio Agostoni, che sentirete con la sua calda voce tra un po', insomma alle 21:30, quando inizieremo ad ascoltare il concerto di Rais. Fino alle 21:30 invece la musica di Pacianca per ancora questi tre giorni, oggi, domani e dopodomani. Sabato e domenica Pacianca va in onda sulle frequenze del network a partire dalle 14:30. Abbiamo un nuovo album della settimana che iniziamo ad ascoltare subito, un disco che arriva dalla Germania, a firmarlo il produttore Bernd Friedman, che noi abbiamo già incrociato più volte, soprattutto con la sua collaborazione con David Silvi. Saluto a tutti gli ascoltatori delle radio che ogni venerdì sera si collegano con queste frequenze per il concerto dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare di Milano. Oggi abbiamo un graditissimo ospite che ritorna per presentarci le canzoni del suo secondo disco solista in versione live. Prima di salutare il nostro ospite di stasera, di svelare chi è a quei due o tre distratti che ancora non lo sanno, io saluto Claudio Agostoni, che si trova proprio a Milano nello studiolo di fianco all'auditorium. Ciao Claudio. Ciao Nicolò e buonasera agli ascoltatori. A te a questo punto il compito di svelare l'arcano e di presentare il nostro ospite sul palco dell'auditorium. Sì, è Rais, che per tutta la settimana Yalla Yalla ha presentato ogni giorno un brano del suo ultimo lavoro, Uno, e finalmente è arrivato il momento di poterlo gustare dal vivo qua nell'auditorium. Benvenuto. Benvenuto Rais. Grazie, grazie. Ciao Rais, lo ritroviamo anche dopo la lunga intervista che abbiamo fatto a Pacianca, per cui di Uno abbiamo parlato in lungo in largo, e questa sera ci dedicheremo soprattutto all'ascolto di questo secondo album. E io vorrei proprio chiederti qualcosa sulla versione live che hai voluto dare per questa sera alle canzoni di Uno, e poi più in generale magari qualcosa che puoi anticipare, puoi dirci su quello che invece stai portando in giro per l'Italia con i concerti di Uno, per chi insomma magari non è riuscito ancora a vederti. Ma sono in tour, ho cominciato il tour accompagnato da una band salentina che si chiama Stila. Sono dei ragazzi giovani e molto molto bravi. È una band di reggae e dub che si sta evolvendo, insomma, per varie strade, e hanno un progetto, e gli ho chiesto di accompagnarmi, di fare la mia backing band. Loro hanno accettato con entusiasmo e sto girando quindi con loro. Quindi con loro presento uno spettacolo elettrico e fondamentalmente un concerto di reggae. E invece questa sera con Giuseppe Detrizio e Fabrizio Piepoli, che sono poi i Radicanto, sì, o comunque la colonna, come dire, la spina dorsale dei Radicanto, presento una versione alternativa, una versione acustica, un po' una reductio mediterranea, quella che chiamo io, come ci immaginiamo noi, una musica immaginaria mediterranea, cioè
qualcosa che spazia dalla, partendo da, insomma, dalle nostre coste tirrenico, adriatiche, che dir si voglia, che dir, cioè, che, insomma, poi loro sono di Bari, quindi parliamo di Adriatico, arriva, insomma, si irradia un po' per tutto il Mediterraneo, quindi prendiamo un po' dalla tradizione arabo-andalusa, da, insomma, Mediterraneo nord, est e ovest, in quanto poi riteniamo anche che quest'area così problematica, no? Che il Mediterraneo è tagliata da due confini almeno, quelli che dividono il nord dal sud e l'est dall'ovest, e per intenderci, no? Per parlare nel gergo della vulgata che fa accapponare la pelle, ma insomma la gente un po' la vede un po' così, ovvero nord a sud, dal nord al sud i ricchi dai poveri, l'est dall'ovest i civili dagli incivili, e il Mediterraneo è attraversato da questi quattro confini. Noi preferiamo passare sopra i conflitti, ignorarli perché non ci interessano, perché la musica crediamo che unisca molto, crediamo che questa sia invece un'area omogenea culturalmente, musicalmente, e cerchiamo in qualche modo un po' di dimostrarlo col concerto di stasera. Speriamo di riuscirci. Ecco, noi questa sera vorremmo appunto dare spazio alla musica. Un'ultima domanda e poi, se sei d'accordo, potremmo incominciare. Quella che mi ero preparato in pratica me la sono bruciata, perché mi ricordavo che una volta ci avevi detto che una delle cose belle del tuo lavoro è la ricerca dei punti di contatto tra le varie tradizioni del Mediterraneo. Il prodotto finito ovviamente lo troviamo anche nei tuoi dischi, e volevo chiederti qual era il lavoro che c'era a monte, ma sostanzialmente indirettamente ci hai già risposto. E allora vado con una seconda domanda prima di andare con la musica. Più o meno un anno fa di questo periodo a Venezia hai partecipato a un lavoro sulla cromaticità dei suoni. Se ti chiedo di che colore è la musica mi sento un po' troppo Marzullo e Devito, allora ti chiedo se c'è un colore che ti aiuta in fase compositiva, perché mi incuriosiva sapere se era un colore sul di quelli classici del Mediterraneo o il rosso, che invece era il colore che sostanzialmente interpretavi tra virgolette in quel lavoro a cui prima facevo riferimento. No, io interpretavo non a caso il rosso perché è il mio colore preferito ed è la musica in molti casi è rossa come la sensualità, boh, come mi sento io, però altre volte invece è anche nera la musica, e al di là dei facili, non perché la black music non c'entra niente con questa cosa, c'entra invece c'è una canzone molto bella che per esempio noi qualche volta suoniamo insieme, uno standard mediterraneo, e a un certo punto dice, è una canzone medievale insomma in spagnolo, che dice che a un certo punto la mia anima si scurisce, ecco, a volte io scrivo quando la mia anima si scurisce, e allora in quel momento la musica è nera, però è un nero bello, malinconico, che ti aiuta a pensare, boh, e andare oltre. E allora, chi ci sta ascoltando dalla Paullese, dalle parti di Zelo Bompersico, o chi è inchiavardato sulla Milano-Salerno, c'ha anche una cromaticità a cui fare riferimento, e a questo punto non resta che andare di musica. Raiz dal vivo a Pacianca.
la me magna cosa come me quando canta fai così perché tu ce l'hai con me riesci con un bozzo se questa tutta terra te non la c'è tutto e mi preso chi ne venito mi è venuta roba e chi c'è stava già a cereggio mi I'm
Grazie. Thank you.
anni negli angoli di cinema, ma quando cammino pare femmina. E se non ti si sono pazienti, quando schiari io ho una tua fatica. Anni negli cresce il mio esagente, ma teni il mio cuore sulla infamità. E sta rosa non è nata ancora, però ci sta chi già volesse sciupare. Mm-hmm.
Hey!
ascolta fuori. Faccia da fa, guarda, come era ieri tu, da riguarda più, so più d'annanza, ma tutta parte, porta sempre con me. Questa canzone era dedicata, questa l'ho scritta per un mio amico che non c'è più, l'ultima che ho cantato, Never Forget You, e ricordo che l'ultima volta che l'ho visto è stato proprio qui a Milano, dopo il concerto che ho fatto 3 anni fa, proprio in questo posto, e quindi un pensiero speciale al mio amico per sempre, Stefano Diralde. Questa invece la prossima è dedicata al grande fantasma del Mediterraneo, la pace. C'è un salmo nel libro dei salmi, della Bibbia, che dice proprio cerca la pace e inseguila. E questo è il dovere di tutti noi, secondo me, credo, spero. Questa si chiama Gerusalemme. To the Quran, revelation in Jerusalem. Shalom, salam aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Atah Adonai. Jerusalem,
fela. Io magliaio tengo in mano ancora che catena. Pure se non so catena che ti fanno schiava. Se l'anima respira dice quasi viva. Questa notte non è come tutta quando l'altra. Ma prepara perché sta tornando sta tornata. Di chi stanno stona ancora mi sa buia. La mia cappella sta ingaggiata e scelta. Grazie. Popolare Network. Grazie. Ciao. Popolare Network, Gerusalemme, un brano di Alfa Blondi che si candida in questa versione che ci ha regalato Raiss a diventare la strena natalizia per gli ascoltatori di Popolare Network, un brano che se mai lo sentirà il Cardinal Martini che abita a Gerusalemme da qualche anno. Diventerà anche lui decisamente un supporter di Raiss. Raiss, noi abbiamo ancora una piccola manciata di minuti. Potremmo passarla con delle domande? No. Potremmo passarla con ancora un po' di musica? Sì. Sì, ok. Nicolò, ho fatto bene? Hai fatto benissimo. Io prima di ridare la linea
a Raiz con la sua bellissima musica. Probabilmente noi ce lo aspettavamo, però è anche il caso di sottolineare davvero uno dei concerti più belli di questa stagione per questa sera all'Auditorium, per cui ringraziamo Raiz. Io soprattutto vorrei dire che i concerti dell'Auditorium ritorneranno nel 2008, visto che Pacianca si ferma per le vacanze natalizie più o meno, anche se poi ci saranno un paio di occasioni prima della fine del 2007, ma insomma con l'Auditorium e con i concerti dal vivo ritorniamo con le puntate da gennaio 2008. Tra l'altro a gennaio ci sarà anche Teresa De Sio, che in infatti, qualche modo ci azzecca con Raiz. Abbiamo tante cose in cascina pronte per gli ascoltatori di Popolare Network e per il pubblico che vorrà venire nell'Auditorium Demetrio Stratos. È davvero tutto, per cui grazie davvero a Claudio Agostoni, a Dario Lesmo il nostro fonico e a Raiz sul palco per questo concerto. Chiudiamo con la musica questo grande appuntamento di Popolare Network di questa sera. Grazie. Dalla sa confessione a pazienne pazienne ci ha creduto pure noi e un maraba funesto vero che povero la pace sulla manda faticavi mandano Eu paraviso non c'è sta. Noi ci
Grazie, grazie. Giuseppe Letrizio, chitarra, Fabrizio Pepoli, voce, percussioni, radicanto. Che io me voglio morire.
amore, hai pensato dove ti piacerebbe passare il Capodanno quest'anno? Un posticino carino, accogliente, riservato? Mi piacerebbe andare alla S Motel di Cambiago. Fiducia anche sul welfare.